Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti, miei carissimi colleghi dissidiani e non. Io sono Jul e oggi vi propongo una nuova analisi banner dedicata a Dissidia Opera Omnia. Come di rito, prima di cominciare, i doverosi ringraziamenti a Flux Novus, youtuber di lingua inglese che mi ha dato l'idea per questo format, ma che purtroppo, e mi duole tantissimo riferirvelo, ha deciso di sospendere la sua attività su YouTube, per cui da adesso in poi lo ringrazierò di nome, ma non potrò più indirizzarvi al suo canale in quanto non farà più delle analisi banner, il che è veramente un peccato poiché lo ritenevo a mani basse il migliore di questo campo in lingua inglese. Vabbè, cercherò di farmi quantomeno valere io in lingua italiana. La seconda persona che ringrazio naturalmente è il mio carissimo collega Joe, che mi ha fornito il materiale visivo per migliorare la qualità grafica di questo video. E poi ringrazio voi che mi seguite sempre, siete sempre calorosissimi e che spero ogni volta di lasciare sempre soddisfatti con i miei video su Dissidia. Detto ciò, sta tornando lei ragazzi, sta tornando la paladina di Alexandria, sta tornando Beatrix. Il primo Global First annunciato l'anno scorso in occasione del primo anniversario della versione Global di Dissidia Opera Omnia e personaggio che, non me ne vogliano i fan di Aranea, è stata un'introduzione sicuramente meglio curata sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista di personaggio, poiché Beatrix, per chi non la conoscesse, shame on you, è un personaggione e probabilmente nella top 5, per me forse anche top 3, delle personalità femminili migliori di tutti i Final Fantasy. L'evento di Beatrix ritorna sul Global in veste di Lost Chapter, sarà un'ottima occasione per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di accaparrarsi le armi della guerriera l'anno scorso, e vi ricordo inoltre che Beatrix è uno di quei personaggi considerati rarità top tier, in quanto non mi pare che in Giappone sia mai stata ristampata al di fuori del suo evento. Per cui se Beatrix vi piace, approfittatene al di là delle sue capacità di combattimento e pigliatevela adesso. Oltre alla EX Plus della Paladina, debutterà in questo banner anche l'arma EX di un personaggio a lei molto caro, ovvero Steiner, il suo caro fidanzatino, che riceverà EX più potenziamento a EX Plus. Detto questo, miei cari, direi che possiamo iniziare e Galateo insegna che le prime devono essere le signore. Non so se questo è già stato battezzato come il mese dei personaggi ibridi, ma sappiate che esattamente come il carissimo Cecil Paladino, che ha da pochissimo debuttato in gioco con la sua EX Plus, anche la cara Beatrix è un personaggio ibrido, DPS slash supporto per quanto riguarda il loro ruolo in battaglia, e fisico slash magico per quanto riguarda la tipologia di attacchi a sua disposizione. Mi voglio soffermare in particolare su questa seconda caratteristica di Beatrix, ovvero l'alternanza di attacchi fisici e magici, perché non voglio che vi lasciate ingannare dalle sue armi. Beatrix utilizza delle spade, ma sappiate che la maggior parte, anzi stragrande maggioranza dei suoi colpi sono tutti magici. Quindi attenzione a quando la schierate, soprattutto nelle Chaos, poiché potreste erroneamente pensare che lei sia fisica e ritrovarvi a non fare danno ai nemici che avete davanti. Quindi ricordatevi che lei ha sì il colpo breve HP normali, che sono dei colpi fisici, ma tutto il resto del kit sono magie, ragazzi, quindi non sbagliatevi. La passiva cristallo 68 di Beatrix aumenta la max brave del party del 10% e la difesa del party del 20%. Passiva sicuramente particolare, in quanto oltre a potenziare l'offensiva del nostro gruppo, andremo anche ad aumentarne la difesa. E se devo essere sincera, un 20% è un numero molto interessante, sebbene la difesa non sia la statistica più rinomata di Opera Omnia. L'attacco Bloomstone di Beatrix è HP Heal Attack
All, un attacco che recupera di poco gli HP del party ed aumenta di poco l'attacco del party. Ricordo come diritto che gli attacchi Bloomstone sono abilità immediate, che non aumentano il numero dei turni di battaglia e il totale dei turni non aumenta nemmeno tramite l'utilizzo di supporti ed evocazioni. La passiva Cristallo 70 aumenta leggermente il recupero di HP del party, che si ottiene utilizzando HP Heal Attack All, e max limit breakando la Bloomstone e dunque portandola ad azzurro, otterremo un uso in più della skill e aumenteremo ulteriormente il recupero di vita della nostra squadra. La sfera speciale che otterremo portando a viola la EX Plus di Beatrix è una sfera gialla di categoria D, sfera di supporto, che aumenta la max brave del party per 6 turni ogni volta che si infligge un colpo critico. Sfera sicuramente interessante, personalmente ritengo la categoria D una delle categorie più interessanti per quanto riguarda le passive che offrono. Certo, bisogna trovare personaggi che possono supportare questo tipo di sfera e sicuramente Beatrix è una che ne farebbe un buon uso. Per quanto riguarda gli artefatti di Beatrix, ragazzi, beh, l'artefatto speciale della paladina aumenta attacco e difesa di tutto il party. E per quanto mi riguarda, un artefatto che potenzia tutto il party deve sempre avere la precedenza. Per cui andate tranquillissimi di triplo attacco 108 e triplo Continent Finest Boost. Bea, cosa mi hai combinato con la tua EX Plus? Sì ragazzi, lo so, tutte queste scritte vi staranno spaventando moltissimo, figurate a me che mi è toccato tradurre tutto, però adesso con calma vi leggo tutti gli effetti che Beatrix prende con la EX Plus perché sembrano molto lunghi ma vi assicuro che sono facilissimi da capire. Allora, inizio specificando a proposito dell'essere ibrido, del fatto che Beatrix è un personaggio ibrido, che Climb Hazard, il suo colpo EX, è un colpo magico. E dando un libro alla sua EX, dunque portandola semplicemente a Plus, otterremo che, utilizzando la sua EX, Climb Hazard, che è il nome del colpo, in versione normale, Plus o Plus Plus, otterremo un lieve miglioramento degli effetti di Sworn General, che è un buff che Beatrix si mette tramite una delle sue skill, penso la skill 35, quella di Thunderslash. Dopodiché avremo un aumento notevole del danno breve inflitto con il colpo EX e recupereremo un uso della suddetta skill che ho citato, ovvero Thunderslash. Inoltre, quando il party ha 12 o più buffs in totale, i buffs, ragazzi, sono tutti quegli elementi che io evidenzio in azzurro all'interno dei video analisi e sono le iconcine che compaiono sulla testa dei nostri personaggi. Si parla dunque dei loro potenziamenti. Ebbene, quando il totale dei potenziamenti della nostra squadra sarà pari o superiore a 12, il colpo Climb Hazard di Beatrix, che sia normale o versione Plus, diventerà Climb Hazard Plus Plus. 8 colpi brave magici di gruppo più singolo colpo HP e il tutto verrà ripetuto due volte, quindi Beatrix si esibirà in 8 colpi brave più colpo HP, 8 colpi brave più colpo HP. Avremo inoltre un aumento ingente del danno brave e un aumento di brave pari al 30% del danno HP inflitto col primo colpo HP. In poche parole, Beatrix si farà da autobattery e recupererà la brave subito dopo aver inflitto danno al nemico. Il libro permetterà inoltre a Beatrix di sbloccare le versioni plus 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 del suo colpo brave e del suo colpo HP. Il colpo brave plus 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 sarà composto da 4 colpi brave magici, diventerà più potente a livello di danno brave e alzerà la brave del party su base dell'attacco di Beatrix e concludo inoltre con un bel 120% di overflow, che schifo, non ci fa mai. Il colpo HP plus 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 invece saranno 3 colpi brave magici più colpo HP, sarà molto più potente di prima e alzerà la brave del party su base del danno HP. E anche in questo caso avremo un bel 120% di overflow. Specifico inoltre già in questa fase dell'analisi gli effetti del buff Sworn General. Questo è un buff che aumenta l'attacco e la max brave di Beatrix. Con un limit break avremo un semplice aumento del 20% dell'attacco e della max brave di Beatrix, mentre con due limit break a inizio battaglia otterremo 4 buffs diversi. Difesa a pixel, regen HP e Noble Loyalty per 6 turni su
tutto il party. Inoltre otterremo il buff Sworn General, lo stesso che Beatrix otterrebbe con il colpo EX già da inizio partita per 6 turni. Noble Loyalty è un buff che aumenta l'attacco e la max brave di Beatrix e che cala il danno brave subito dalla paladina. Portando infine l'arma X Plus di Beatrix a viola, avremo un altro simpatico foglietto illustrativo che ora mi accingo a leggervi. L'attacco Climazzard, quindi l'attacco EX base, avrà un aumento del danno brave e il 150% di overflow, mentre le versioni Plus e Plus Plus di Climazzard avranno un aumento enorme del danno brave e un aumento del già presente overflow. Inoltre, utilizzando Climazzard Plus o Plus Plus, il nostro attacco HP, che sia Plus, Plus Plus o Plus Plus Plus, si trasformerà in un nuovo attacco HP chiamato Paladin's Protection. Paladin's Protections è un nuovo colpo HP che prevede 3 colpi brave magici più singolo colpo HP, un grande aumento del danno brave, alza la brave del party su base del danno HP a 120% di overflow e fornisce il buff omonimo Paladin's Protection per un turno a Beatrix. Dopo aver tirato il colpo, Beatrix recupererà la sua vecchia versione del colpo HP, che sia Plus, Plus Plus o Plus Plus Plus. Il buff Paladin's Protection, che ricordo dura un turno solo di Beatrix, è un buff che riduce il danno HP inflitto al party del 100%, il che vuol dire, ragazzi, che vedrete sul vostro schermo dei bellissimi 0 spaccato quando il nemico proverà a colpire il party dopo che Beatrix avrà tirato il suo nuovissimo colpo HP. Oddio, guardate, analizzare la versione X Plus dell'arma di Beatrix mi ha talmente scombussolato il cervello che sarò veloce e precisa per quanto riguarda i miei consigli sugli investimenti. Se Beatrix vi interessa, la dovete maxare, ragazzi, la dovete maxare perché è un DPS e perché ha un effetto di max limit break allucinante. Quel colpo HP speciale è fortissimo, ragazzi, per cui se lo volete dovete portare la sua arma viola, quindi 3 su 3 obbligatorio sull'arma. L'armatura le fornisce attacco, le fornisce anche difesa, che ci piace meno, ma l'attacco ci piace assai, per cui maxate quell'armatura, ovvero datele il libro, trasformatela in plus e livellatela fino al viola. E la Bloomstone per me è un sì, per me è un sì perché se decidete di investire in Beatrix vuol dire che avete deciso di investire nelle sue particolari capacità difensive e rigenerative, per cui vi serve assolutamente avere un'abilità in più che fa recuperare vita a tutto il party. E questo è quanto, passiamo a Steiner. Il nostro caro Steiner, e perdonatemi se lo chiamerò così d'ora in poi perché proprio non riesco a chiamarlo Steiner, scusatemi ma sono troppo abituata sin da piccola a chiamarlo come si legge, per cui spero che mi capirete e mi raccomando non mi linciate, è un DPS fisico, sì, finalmente abbiamo finito con gli ibridi, ragazzi. Steiner una cosa fa, ovvero menare, che ha la particolarità di essere super efficace, utilizzando un termine di Pokémon, contro i nemici di razza umanoide. Umanoidi possono essere nemici con fattezze umane, come può essere un Kefka o un Sephiroth, o anche i manichini, vi ricordate quei nemici ricorrenti in Dissidia che sono copie tipo prismatiche dei personaggi del gioco? Ecco, quelli sono umanoidi, per cui Steiner brilla particolarmente contro questi nemici ed è di conseguenza un DPS estremamente violento in stages, come per esempio la Feud 5, la Dimensions and Entropy livello 5, che è composta solo da manichini. Detto questo, passiamo alla sua analisi e iniziamo come diritto dalla passiva Cristallo 68, che aumenta la max brave del party del 20%, per cui ci piace. L'abilità Bloomstone di Steiner è Boost All, un'abilità che recupera di poco la max brave del party per 3 turni. La passiva Cristallo 70 aumenta leggermente la max brave fornita al party da Steiner quando utilizza Boost All, e max limit breakando la Bloomstone otterremo un uso in più dell'abilità e 2 turni in più di durata dell'aumento di max brave al party. Per quanto riguarda la sfera di Steiner, abbiamo, come è giusto che sia, una sfera A rossa, quindi una sfera di tipologia attacco, che aumenta la max brave del 2% per massimo 5 volte, quindi per un massimo totale di 10%, ogni volta che si infligge un attacco critico. Una sfera curiosamente e romanticamente molto simile a quella di Beatrix, devo dire, e che dunque deve essere abbinata con criterio a personaggi che hanno capacità offensive di un certo tipo. Per quanto riguarda gli artefatti, Steiner è facilissimo.
Attacco 108 e Max Brave 330 per 3 è la soluzione migliore. Nel caso in cui non riusciate ad ottenere queste due abilità abbinate, debuff attack up va abbastanza bene, ma non è niente di più che una toppa, ragazzi. Cercate attacco e Max Brave. Spero che vi piacciono i foglietti illustrativi, ragazzi, perché eccone un altro pronto per voi. Iniziamo con le caratteristiche dell'arma EX di Steiner, che, come ho già detto, debutterà proprio in questo banner. Quest'arma EX gli fornisce un nuovo attacco chiamato Stock Break, di carica leggermente lenta, e questo attacco prevede innanzitutto un aumento della Brave di Steiner sulla base della Max Brave totale del party, e dopo questo aumento 5 colpi Brave fisici di gruppo più colpo singolo HP. Il danno Brave è aumentato sulla razza Humanoid, ovvero sulla razza umanoide, come ho già anticipato anche per quanto riguarda questo dettaglio, e anche il bersaglio singolo subirà più danni rispetto ai bersagli multipli. Avremo inoltre come ciliegina sulla torta il 120% dell'overflow e il 50% del danno HP inflitto su bersaglio singolo viene subito anche dai nemici che gli stanno di fianco. Max Limit Breakando la EX semplice, avremo al primo livello di Limit Break un aumento leggero del danno Brave inflitto dall'attacco EX, al secondo livello otterremo 6 turni del buff Captain of the Pluto Knights, una volta che avremo utilizzato il colpo EX, e come di rito il 3 su 3, quindi il limit break finale che porta la EX ad azzurro, aumenta di poco la velocità di ricarica di Stock Break, che dunque diventa una EX a carica praticamente normale, perché si annulla la sua leggera lentezza. Se deciderete di investire libri e lingotti nella EX di Steiner, beh, con un libro solo otterremmo già un effetto che è parecchio cicciotto, devo dire. Steiner e Beatrix entrambi partono subito a sprombattuto con un ottimo effetto EX Plus già dallo 0 su 3. Steiner infatti, utilizzando Stock Break, riceverà un aumento della Brave del party sulla base della Max Brave totale del party, ovvero quando tirerà il colpo EX, l'aumento della Brave non sarà più solo sua, ma diventerà un aumento della Brave del party, quindi sarà una cosiddetta Brave Battery ad area. Inoltre avremo un aumento moderato del danno Brave. Si aggiunge a ciò che quando il buff Knight's Oath, che è un buff che Steiner si mette su di sé con le sue abilità, è attivo, allora l'attacco Brave o l'attacco Brave Plus di Steiner diventerà l'attacco Brave Plus Plus. Avremo un aumento della Brave sulla base della Max Brave del party, quindi di nuovo una battery. I colpi Brave diventeranno 4, avremo un aumento notevole del danno Brave rispetto a Brave Attack Plus e avremo un ulteriore aumento del danno contro i soliti umanoidi. Stessa cosa accade con l'attacco HP. La versione normale e la versione Plus diventano entrambe Plus Plus. Avremo un aumento della Brave sulla base della Max Brave del party, 3 colpi Brave fisici più singolo colpo HP, aumento moderato del danno Brave rispetto ad HP Attack Plus normale e notevole, quindi un aumento del danno notevole contro la razza umanoide. Inoltre avremo 120% di overflow. Specifico inoltre in questa situazione, in questo momento, che il buff Knight's Oath aumenta Max Brave, attacco e velocità di Steiner. Con un limit break avremo un aumento ingente della Int Brave e lieve dell'attacco di Steiner. Con due limit break invece, utilizzando Stock Break, avremo un aumento dei colpi della EX a 8 e un aumento tremendo del danno Brave e di overflow. Inoltre, a inizio battaglia, partiremo subito con un simpatico stock di 6 turni di Captain of the Pluto Knights. Prima mi sono dimenticata di parlarvi di questo secondo buff del Capitano dei Pluto. Ebbene, lo troverete scritto sotto i 3 limit break della EX normale. Captain of the Pluto Knights aumenta l'attacco di Steiner e la Max Brave del party intero. Portando infine l'arma di Steiner a viola, avremo un ulteriore potenziamento del suo colpo EX, in quanto utilizzandolo avremo un aumento lieve della Brave fornita al party, per cui migliorerà il ruolo di Brave Battery di Steiner, e avremo un aumento moderato del danno HP inflitto ai nemici non bersagliati, che dal 50% passerà al 70%. Il discorso che ho fatto per Beatrix vale praticamente anche per Steiner, ragazzi. È un DPS, la sua arma deve essere fatta 3 su 3, vogliamo il massimo della potenza ottenibile, vogliamo assolutamente quel danno aumentato sui nemici che non bersaglieremo, e vogliamo anche la sua armatura poiché gli fornisce attacco, che è una statistica che ci piace.
L'unica parte del kit di Steiner che non so se vi consiglierei di maxare anche nel caso in cui vogliate investire su di lui è la Bloomstone, perché la Bloomstone è un semplice aumento di Max Brave per il party. Un effetto sicuramente utile, non fraintendetemi, ma assolutamente non necessario, soprattutto per il ruolo di Steiner, che essendo un DPS di punta si ritroverà quasi sempre a giocare con un supporter di fianco. E attualmente nel meta di supporter che fanno da Brave Battery o comunque che hanno delle aure che aumentano la Max Brave, ne abbiamo già più che a sufficienza. E basta, detto questo direi che possiamo passare alle considerazioni finali su questo banner. Non posso in alcun modo dare la mia opinione su questo banner senza considerare un dettaglio fondamentale che riguarda Beatrix. Beatrix, come già detto, è stata il primissimo Global First di Dissidia ed è dunque un personaggio di estrema rarità per quanto riguarda le sue armi. Mi sento dunque di dire, prima di passare all'analisi più oggettiva, che se siete fan di Beatrix, siete fan di Final Fantasy IX e se ci tenete ad avere i vostri personaggi preferiti belli maxati, questa è l'occasione per prendere Beatrix. Lo ripeto, lei è rara, è un personaggio che esce pochissime volte. In Giappone penso che addirittura non ci sia ancora stata un'altra ristampa dopo questo banner. Per cui se lei vi piace, buttatevi, non badate a spese, perché o la prendete adesso o non si sa quando potrete recuperare il suo kit. Detto questo, e tenete comunque in considerazione che esiste il negozio per le 15 e le 35 e avremo più avanti la possibilità di prendere anche delle EX gratuite da un altro tipo di shop permanente, parliamo del banner in maniera più oggettiva. Allora, Steiner e Beatrix. Steiner è un personaggio che rientra nella fascia dei mediocri. È un DPS come ce ne sono tanti altri in meta, è un DPS che come tanti altri soffre l'attuale monopolio di Aranea, è un DPS che purtroppo non ricopre una nicchia così speciale da renderlo particolarmente appetibile, soprattutto ai giocatori a cui di Steiner come personaggio non importa poi così tanto. Se Steiner vi sta simpatico e volete provare l'ebbrezza di giocare un personaggio che contro una particolare razza si scatena e diventa un toro imbestialito, allora provatelo. Ma in generale, nonostante Final Fantasy IX sia, come sapete se mi seguite, il mio assoluto tallone d'Achille in quanto amo, venero quel gioco, Steiner non vale la pena, ragazzi. Questo mese usciranno personaggi che valgono molto più di lui, per cui non mi sento di consigliarvelo e non crediate di trovarvi tra le mani un DPS poi così versatile. Discorso diverso è quello di Beatrix, che è un DPS ibrido supporto che favorisce il team a livello difensivo e con il suo nuovo attacco HP speciale permette al party di prevenire il danno. È vero, è sicuramente un personaggio efficace, è altrettanto vero che esattamente come Steiner soffre un po' la presenza in meta di altri DPS e soffre in particolare la sua natura di supporter difensivo in un gioco dove di base la difesa non è che sia poi così importante. Ragazzi, questo è un concetto su cui insisto molte volte e ci tengo che capiate il mio punto di vista perché è molto importante per ambientarsi in Opera Omnia. Parliamo di un gioco dove un personaggio che aumenta la difesa è considerato così così, perché esistono personaggi come Edge, esistono personaggi come 8, che giocano direttamente di schivata, ragazzi, Kefka che mette blind, ci sono mille modi in Opera Omnia per prevenire il danno senza stare ad aumentare banalmente la difesa, e perché stare a curare o a proteggere quando si può prevenire direttamente? È proprio per questo che Beatrix è da molti considerata un po' sottotono, perché purtroppo quella che l'anno scorso, in un periodo in cui di personaggi che mettevano evades ancora non ce n'erano così tanti, o comunque se ce n'erano non erano da meta, lei spiccava inevitabilmente di più, non c'erano tanks come Wall, Zac o Bash, non c'erano personaggi che si prendevano le sorti e i danni della squadra sulle loro spalle, c'era solo lei, ragazzi, per cui è ovvio che sembrava molto più forte di quello che effettivamente sarà adesso, e ve lo dico veramente col cuore in mano, Beatrix è un ottimo personaggio, non aspettatevi l'impatto clamoroso che ebbe l'anno scorso, perché non lo avrà, perché il meta è cambiato, le meccaniche sono nuove,
E purtroppo la bella paladina di Alexandria, diciamo che tornerà senza fare il botto di prima. Per quanto mi riguarda, i tickets, questo banner li vale tutti. Tutti, ragazzi. Tiratene 50, potete tirarne anche 100. Non andate magari oltre i 100 se non avete minimo 300 tickets, ma sappiate che Steiner, per quanto di nicchia, è comunque un personaggio giocabilissimo, e Beatrix, per quanto non sia super top tier, incredibile, impressionante, è un personaggio che saprà darvi comunque grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda le gemme, invece, io mi sento di dire che questo banner le vale esclusivamente se siete super fan di Final Fantasy IX e di questi due personaggi. Perché oggettivamente usciranno banner, in primis quello di Generale Leo e Galuf, che valgono molto di più il vostro Pity rispetto a questo. Inoltre ci terrei che iniziaste anche ad entrare nell'ottica di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi, perché se maggio sarà un mese abbastanza tranquillo con un paio di banner grossini e poi basta, sappiate che da giugno in poi si balla. Quest'estate, ragazzi, avrete bisogno di gemme, fidatevi di me. Usciranno bombe una dietro l'altra e soprattutto a estate inoltrata arriveranno le burst. Quindi, ragazzi, iniziamo a prepararci, iniziamo a entrare nell'ottica del futuro e iniziamo a considerare i banner che non sono esattamente top meta come soste obbligatorie solo per i fan. Questo per quanto riguarda le gemme. Poi ricordatevi che abbiamo anche l'arma dei tickets, arma che va sfruttata molto bene e che ci permette di levarci qualche sfizio senza rinunciare ai nostri piti e dunque alle nostre ex assicurate. E detto questo, miei cari, io ritengo che sia giunto il momento di far finire anche quest'ennesimo video analisi. Io spero che abbiate gradito il mio lavoro, spero che nel caso in cui decidiate di evocare in questo banner avrete fortuna, e mi rivolgo in particolare a chi non ha avuto la possibilità o a chi ancora non giocava quando Beatrix è uscita l'anno scorso di mettere le manine sulla sua arma EX, e vi do appuntamento sia sul mio canale YouTube per i prossimi contenuti dedicati a Opera Omnia, sia sul mio canale Twitch, trovate tutto in descrizione, in quanto annuncio tramite la sezione community del canale e a volte anche tramite video delle seratine che dedico a questo gioco, dove si farma, si evoca, si chiacchiera e si fanno coop insieme. Da giù è tutto, giocate a Final Fantasy IX, per favore, è un capolavoro, è una storia incredibile. Se siete fan di Final Fantasy non potete non conoscere la storia di questi due personaggi che vedete in questo banner. Buona fortuna in Dissidia e soprattutto nella vita reale, statemi bene, state in salute e alla prossima. Ciao!